Avviata la posa della rete di sicurezza per contrastare la diffusione della peste suina africana. L'area interessata è quella tra l'Alessandrino e la Liguria, per un totale di circa 140 km. Al perimetro della rete si sfrutta poi la presenza di tre autostrade del mare, che consentiranno così di circoscrivere l'area rossa attualmente più colpita dalla diffusione della malattia. L'opera dovrebbe essere conclusa entro qualche settimana e rappresenta la prima fase dell'intervento di contenimento messo in campo dalla regione Piemonte per contrastare la diffusione del virus che si trasmette dalla fauna selvatica agli allevamenti di suini. A supporto del progetto, i tecnici della regione Piemonte, società di committenza regionale, istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e dei comuni, per realizzare un'opera che non impatterà negativamente sui cittadini, ma anzi permetterà a chi vive in queste zone di tornare alla normalità. È stato fatto un lavoro eccellente, l'esperienza piemontese farà anche da esempio per le altre zone d'Italia alle prese con questa problematica, commentano il vicepresidente della regione Piemonte e l'assessore all'agricoltura, presenti nel momento della posa dei primi metri di rete. La posa del primo tratto di rete è potuta iniziare in tempi rapidi, nonostante le notevoli difficoltà, grazie all'egregio lavoro dei sindaci e dei tecnici, ha detto il vicepresidente della regione, a cui è affidata la delega al coordinamento della gestione della peste suina. L'assessore all'agricoltura ha dichiarato che la rete avrà funzione di impedire gli spostamenti dei cinghiali dall'area infetta, quella indenne, e soprattutto permettere l'avvio del depopolamento e dell'eradicazione. Queste attività sono urgenti per liberare i territori dei molti vincoli che questa situazione epidemiologica finora creato. Funzione di questa barriera? Rallentare l'onda d'urto epidemica. Questo è uno dei tanti strumenti che stiamo utilizzando a livello nazionale, ma che sono stati già utilizzati in altri paesi europei, proprio per contrastare la malattia. Al fianco di questo strumento ci sono altre attività nell'ottica del depopolamento della fauna selvatica con un piano di abbattimento di questi animali, evitando quindi la rapida diffusione del virus. Un fatto estremamente importante è quello di mettere in biosicurezza i nostri allevamenti. Abbiamo un grande obiettivo. L'obiettivo è quello di eradicare la malattia, di contrastarla, di limitarne la diffusione, ma soprattutto di far sì che la malattia non passi dai cinghiali ai suini.